Natale? No, no, cannato già subito. Ciao ragazze, benvenuti o bentornate sul mio canale. Oggi rido perché andremo a fare un make up per le pelli mature. Allora, la prima domanda è: chi andrò a truccare? Ce la posso fare quest'oggi? Una delle figure più comunemente conosciuta nelle famiglie italiane come la più adorata, mia suocera. Quindi, nei commenti vi invito a scrivermi che tipo di rapporto avete con le vostre suocere e insieme andremo a vedere la mia suocera 36enne come diventerà più radiosa con questo make up. Pochi consigli utili e spero che questo video vi piaccia. Se vi piace lasciate un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando seguitemi anche sulla mia pagina Instagram. Iniziamo! Allora, inizio andando a stendere Revitalift Cica Crema dell'Oreal, che è una crema antirughe, quindi adatta alla pelle che stiamo per trattare. Quindi base viso importantissima, e ho dimenticato di farvi vedere la fase in cui applico poi il contorno occhi, sempre dell'Oreal. Comunque è molto importante il contorno occhi perché ci aiuta a riempire le rughettine e far sì che il correttore poi non subentri all'interno. Vado ad applicare questo fondo di Collistar che ha già dentro il primer, la colorazione che uso per la sua pelle è la numero 3, perché è una pelle leggermente olivastra. Lo vado a stendere in modo uniforme in tutto il viso, compresa la zona delle occhiaie, per andare a iniziare a schiarire e riempire la zona del contorno occhi. Successivamente vado a sfumarlo appunto nella parte bassa per non dare troppo lo stacco con il collo, e mi aiuto con un pennellino andando a perfezionare, diciamo, la stesura nelle pieghe, tirandolo bene in modo da non farlo poi successivamente entrare nelle pieghe. Come correttore uso un correttore in crema, quindi abbastanza denso, di MAC, che è fantastico, però si è cancellato il numerino, non lo ricordo perfettamente, forse è l'NV30 o 35, non mi ricordo, forse il 30, e vado appunto a schiarire tutta la zona del contorno occhi e col pennellino vado a perfezionare le zone dove c'è qualche macchiolina sulla pelle, quindi andiamo a schiarire queste zone. Bene, fatto questo vado a prendere la mia HD Pro palette per il contouring di Makeup Revolution e con la tonalità più giallina vado a fissare la base in modo che anche il sudore così non vada a intaccare il nostro make up, e diciamo in modo molto leggero, perché dopo userò, vedrete, la banana baking di Essence. Ho usato per la maggior parte quasi tutti low cost e mi sono trovata benissimo. Il trucco vi posso dire tranquillamente che è durato tutta la giornata senza nessun tipo di problema, quindi top. Allora, ho fissato col pennellino anche il correttore perché così rimane meglio, e adesso con la Beauty Blender e la Banana Baking Brighten Up di Essence vado a fare un po' di baking sulla zona dello zigomo, sulle zone chiare, insomma. Invece poi con la stessa palette di Essence vado a scolpire il viso facendo un po' di contouring e dando appunto i chiaroscuri al volto. Una cosa che consiglio per le pelli mature, cioè il mio primo consiglio è quello di non utilizzare troppo shimmer,
quindi cercare di utilizzare pochi illuminanti, pochi prodotti troppo perlati, perché a parer mio enfatizzano le rughe, quindi non sono d'aiuto. Quindi consiglio un make up con colori molto naturali, molto opachi, se li avete, se no proprio leggerissimamente perlati. Adesso io, per andare a svecchiare tra virgolette la palpebra, vado ad applicare il correttore di MAC che ho precedentemente applicato sulle occhiaie, per schiarire la palpebra in modo da illuminare lo sguardo e renderlo appunto più riposato. Infatti questa tecnica secondo me è abbastanza indispensabile per, diciamo, togliere qualche anno, perché dopo una certa età le palpebre iniziano a scurirsi in molte donne. Prendo poi la Secret Palette di Nabla, anzi no, prima la Freedom, questa qua di Make Up Revolution, e applico, vado a settare appunto con un bianco burro, proprio ma leggerissimamente perlato, ma se lo avete matte va benissimo, tutta la palpebra, in modo da fissare il correttore e schiarire la zona dell'arcata sopraccigliare. Dopodiché con la Secret Palette di Nabla prendo questo colore Ghibli, che è un marrone leggermente ocra, vado a cercare di alzare lo sguardo. Come potete vedere l'occhio tende leggermente a scendere, quindi dobbiamo creare una sfumatura che vada a alzare lo sguardo, quindi una sorta di freccia, diciamo, di sbieco verso l'alto, e andiamo a scurire leggermente la zona della palpebra senza spostarci troppo all'interno, perché sennò andremo a riscurire la parte che volevamo schiarire. Quindi andiamo a dare un'ombreggiatura nella piega dell'occhio cercando di alzarlo verso l'esterno. Per fare questa sfumatura ho utilizzato appunto Ghibli. Poi ho usato il marrone più scuro della Secret Palette di Nabla e per andare a sfumarlo, diciamo, verso il sopracciglio, consiglio di usare una tonalità un pochino rosata, che è quella in questa palette. Io ho usato quella più rosata, che è la prima che vedete, la seconda in alto che vedete adesso. In questo punto sto andando a scurire, diciamo, la zona della piega. Non ve l'ho messa tanto in velocità in modo che possiate vedere bene diciamo la procedura per fare questo. Come notate non vado mai proprio all'interno dell'occhio, ma cerco di lavorare solo nella parte esterna per dare profondità. Arrivati a questo punto, non consiglio di applicare eyeliner sulla palpebra, perché con l'età tende a diventare, diciamo, più molle, già è una zona abbastanza molle, quindi vado ad applicare un kajal nero o marrone scuro, dipende da quello che vi piace di più. Io l'avevo nero, quindi ho applicato il nero, proprio all'attaccatura delle ciglia, e successivamente lo vado a sfumare con un pennellino.
per definire meglio proprio il contorno occhi. Vado poi ad aggiungere a questa matita proprio una puntadina black, che è il nero della palette, ma veramente veramente una punta, perché bisogna andare a delineare lo sguardo ma senza involgarirlo troppo, quindi senza andarlo a calcare con una riga di eyeliner che a parer mio risulterebbe troppo volgare. Quindi in questo modo andiamo a contornare bene l'occhio, ma senza, ecco, in questo modo sono andata a sfumare un po' di Na Black sopra la riga di matita che ho fatto, in modo uno da fissarla e due da riuscire a sfumarla ancora meglio, ma proprio veramente veramente pochissimo. Ok, sempre con una black vado nella rima inferiore dell'occhio e con questo pennellino molto piatto, o il Na Black o il marrone scuro della palette, quindi con un marrone scuro con un nero andiamo a delineare la parte inferiore dell'occhio senza mettere il kajal all'interno. Io all'interno ho utilizzato una matita color burro, eccola, di NYX, no, di Essence, scusate, bugia, e, in modo da aprire lo sguardo ulteriormente. Ci spostiamo adesso sulle brows e uso questo kit di Deborah che trovate anche di Essence, quindi super low cost, e ha una sorta di gel per andare a pettinare le sopracciglia e poi ha due colori, anche quello di Essence. Io in questo caso uso il più scuro perché è leggermente più caldo e vado a intensificare le sopracciglia allargandole anche leggermente e dandole un po' di forma, diciamo, in più, perché adesso si usano un po' le sopracciglia più larghe rispetto ad anni fa che si usavano quelle super fini. Quindi un tono leggermente caldo per andare a scaldare ancora di più. Non consiglio di usare tonalità troppo fredde, ma appunto tonalità calde. Anche per il contouring ho usato comunque polveri di tonalità calde, perché rendono secondo me lo sguardo più radioso. Quindi i bianchi e i toni caldi secondo me sulle pelli di una certa età fanno veramente un bellissimo effetto e tendono veramente a ringiovanire e dare radiosità al viso. Come ultimo step per le sopracciglia vado ad utilizzare la mia nuova matita che adoro di Smashbox, e scura è la tonalità brunette se non sbaglio, e vado a disegnare qualche peletto in modo da renderle un po' più realistiche. Fatto questo applico il fixing spray, anche se avrei dovuto applicarlo dopo, però ragazzi, l'emozione qua del momento, avrei dovuto mettere prima un po' di blush. Comunque il blush lo applicheremo dopo e vedrete questa fase. Ora vado ad applicare il Lash Princess, che è un bellissimo mascara di Essence che vi raccomando sempre di acquistare perché costa pochissimo e fa veramente un bellissimo effetto, specialmente per chi ha le ciglia super super rade, corte come le mie. E ora vado ad applicare questo blush di L'Oreal, che è un rosa antico, un po' caldo, non troppo, diciamo, acceso, e andrò a illuminarlo leggermente con il Nabla Skin Glazing nella tonalità Truth, che è questo qui che vedete in questo momento,
che è un pochino più pescato. Ne metto poco e in modo da dare un po' di luminosità alla zona del fard, senza esagerare. Ripeto, non usate troppo illuminante. Fatto questo, mi sono dimenticata di fare un pochino di contouring al naso. Uno, perché vabbè, lei ha già un bellissimo naso, quindi ne ha veramente bisogno proprio poco, ma lo faccio per dare appunto maggiori chiaroscuri al viso, perché come un dipinto, secondo me, il make up è fatto proprio di chiaroscuri, che è quello che lo rendono unico. Poi più chiaroscuri e sfumature, cioè sono le due parole secondo me indispensabili nel make up. Ok, come state vedendo, in questo punto sto andando ad utilizzare pochissimo illuminante della palette di Make Up Revolution. Io uso sempre questi illuminanti, quelli nei cuoricini, perché mi piacciono molto, hanno un effetto non glitterato, perché a me piace l'illuminante luminoso ma senza quell'effetto del brillantino proprio. Ora vado ad applicare una matita color labbra di Essence, sempre di quelle automatiche, e vado ad allargare leggermente il contorno labbra, e questa matita ci aiuta molto, e le ho riempite sempre con lo stesso colore della matita. Ora vado ad applicare invece questo Candy Slick di NYX in questa tonalità rosa nude, solo nella parte centrale delle labbra, in modo da creare un po' di chiaroscuro, e ripeto, secondo me fondamentale. Come potete notare, questo era quello del calendario dell'avvento, e trovo che le stia in modo incantevole. Io sono molto per le colorazioni nude, rossetto rosso a una certa età sì, ma con moderazione. Mi piacciono proprio, mi piace lavorare molto sulla pelle e non esagerare con le colorazioni, proprio per dare freschezza. Ora sto andando ad applicare, come avete notato, le ciglia finte a ciuffetti dell'Ardell. Ho posizionato la colla sulla mano e lo consiglio alle principianti, quindi chi si vuole avvicinare al mondo delle ciglia finte, vi consiglio tantissimo di acquistare queste qua di Ardell, che non hanno il knot free, quindi non hanno il pallino alla fine, e riuscite a modularle benissimo, perché potete andare a togliere e aggiungere come vi pare piace, sempre con la colla duo dell'Ardell. A questo punto il make up è finito e vi faccio vedere il risultato. Bene ragazze, il make up è completo, la mia cliente è soddisfatta e io anche. Trovo che stando sui toni del nude sia veramente diciamo benissimo, poi lei ha già un bel viso di suo. Quindi niente, spero che questo video vi sia piaciuto e spero che i miei consigli vi possano essere utili per i vostri make up. Come sempre un bacio gigante, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Da Federica, la donna qualunque, e Anna.